discorso di oggi, che è in partenza, ok? Abbiamo deciso, io e Chiara, di portare l'attenzione alla funzionalità del Vinyasa. Allora, ognuno di voi si chiede: ma che cos'è il Vinyasa? Che cos'è questa parola particolare che tanti di voi non conosce? Allora, intanto io sono Claudia Bellan, sono insegnante di yoga, circa 20 anni di esperienza, siamo per quanto riguarda l'Hatha Yoga e le varie discipline che ho intrapreso nel mio percorso. Quindi la cosa bella è che abbiamo deciso di essere in online, di essere qui con voi e insegnarvi a insegnare a voi, a tutti voi che volete imparare a conoscere bene che cos'è il Vinyasa, così potete poi entrare gradualmente anche nelle altre lezioni tipo Yoga Ashtanga Vinyasa o la nostra lezione del lunedì, che è una lezione molto impegnativa e che lavoriamo proprio sulle cose un po' più, diciamo, dinamiche e un po' più, diciamo, anche impegnative dal punto di vista fisico. Noi oggi, essendo la prima volta, essendo la prima lezione di vignasa funzionale, volevo darvi magari delle indicazioni. Questa lezione è più una lezione introduttiva, dove vi può aiutare a conoscere i principali asana, dove andiamo a poi elaborare quelle che possono essere diciamo, le varie sequenze che verranno poi strada facendo sempre più importanti, ok? Allora, la nostra idea di Vinyasa è proprio legato a respiro e movimento. Cosa significa? Prima di imparare a lavorare sul respiro e movimento, impariamo a respirare. Allora, uno dice: ma come, io respiro tutto il giorno, respiro, vivo già, sono già in una condizione che lo so respirare. Non è vero, dico questo e lo sottolineo, perché non è vero che sappiamo respirare, perché nessuno ci ha insegnato a lavorare con il respiro in modo corretto. Perché? Perché non ci ascoltiamo, perché non sentiamo e non percepiamo assolutamente il nostro respiro. Il respiro nel Vinyasa, sia nell'Ashtanga Vinyasa, sia nel Vinyasa Flow o nella nostra classe di Vinyasa Sangat, andiamo semplicemente a prendere consapevolezza del nostro respiro. Quindi il nostro respiro è la fonte del movimento corretto da un punto di vista funzionale, e dall'altro punto di vista energetico portiamo il prana per ricaricarci di energia. Questo purtroppo è un fattore che tanti non lo considerano come una cosa importante. Invece per me e per Chiara, che noi conosciamo bene il Vinyasa, Chiara è la mia assistente e insegnante yoga diplomata da non molto e da veramente grande voglia di essere qui e insegnare anche a voi quello che sto comunque portando oggi. Chiara poi, oltretutto, è una persona che ha avuto delle problematiche molto importanti a livello, diciamo, fisico, e se non avesse imparato la sua respirazione, il suo movimento, oggi non farebbe Vinyasa, perché in realtà il Vinyasa è molto impegnativo da un punto di vista fisico e da un punto di vista mentale. Se tu arrivi ad elaborare e unire il tuo respiro al movimento, la tua mente non pensa, perché in quel momento stai semplicemente vivendo la tua fluidità, il tuo flusso. Questo è il Vinyasa, quello che io vorrei oggi portarvi come punto di riferimento per tutti voi, in modo semplice, in modo diciamo anche corretto da un punto di vista funzionale, e anche da un punto di vista mentale, incominciare a capire cosa significa mentale.
Io quando parlo con le persone, tante volte sento le persone che mi dicono: ah, io voglio fare dinamica perché voglio muovermi. Bene, io sono contenta che le persone hanno bisogno di muoversi, ma prima di arrivare a muoversi in maniera corretta, in modo corretto, è importante riconoscere il proprio respiro, perché poi vai in apnea, quando vai in una posizione o in una sequenza importante, entri in apnea. E questo è il problema, che poi dici: ma è difficile, faccio fatica, non riesco a fare questa posizione. È vero, perché se non sei equilibrata con il tuo respiro, porti tensione. Quando tu sei in tensione, la tua gamba o il tuo braccio o il lavoro praticamente dell'esperienza che dovete fare con il vostro vinyasa diventa difficile. Allora, io direi a tutti voi, visto che oggi è il primo giorno, noi siamo qui a registrarvi un po' quello che è come incominciare ad entrare in questa, diciamo, dimensione, che è la dimensione dello yoga. Io e Chiara oggi vi faremo vedere, prima cosa, il saluto al sole. Facciamo il saluto al sole A e ogni posizione del saluto al sole vi portiamo nel respiro. Ma prima di entrare ancora nel movimento e nel vinyasa, volevo aiutarvi a prendere consapevolezza del vostro respiro. Facciamo tre tipi di pranayama, ok? Partiamo con il pranayama quadrato, il pranayama triangolare e il pranayama rettangolare. Cosa vuol dire? Ora a uno a uno li vediamo. Questi sono esercizi che io vi guido e vi vorrei veramente che questi diventassero per voi come piccoli esercizi di respirazione per equilibrare un po' quello che può essere sia la vostra mente e sia anche il vostro respiro in questo momento, magari un po' più ansioso, un po' più apnea, o magari un respiro veloce o proprio bloccato corto. Quindi l'idea mia è quella di farvi fare questi tre esercizi. Poi questi tre esercizi, ragazzi, li scegliete, sentite quello che vi dà, magari o vi rilassa o vi sentite un po' più anche tranquilli nel farlo. Quindi la cosa importante è incominciare da un punto dove ti senti in comfort zone, quindi ti senti tranquillo. Dopodiché, se senti che gli altri esercizi, gli altri due, sono un pochettino più difficili, piano piano li inserisci e incominci a farli con calma. Suggerimento: ogni giorno vi suggerisco 5 minuti di respiro profondo, lento e yogico, che ora noi andiamo a fare, prima di fare i tre esercizi di pranayama. Vinyasa, come detto nella parola, importante, vuol dire respiro e movimento, ok, con consapevolezza. Quindi partiamo dal respiro, che dite ragazzi, ok? Allora, io e Chiara in questo momento siamo qui e ci siamo portati proprio nella posizione yogica. Diciamo che potete essere in mezzo loto o potete essere in posizione semplice e facile. Potete anche sedervi su una sedia per praticare, non dovete per forza mettervi in mezzo loto o mettervi non so in quale strana posizione. No, potete sedervi su una sedia, potete anche stendervi, perché anche stesi potrebbe intanto incominciare se vi dà problemi la schiena. Anche perché la prossima settimana la mia idea era quella di lavorare proprio sulla colonna vertebrale, il sistema nervoso centrale, quindi non dovete mancare, ok? Oggi parliamo del respiro e questa settimana voi incominciate a lavorare sul vostro respiro, quindi incominciamo a lavorare sul funzionale del vinyasa, cosa ci porta. Poi, piano piano, man mano che andiamo dentro in queste bellissime lezioni, possiamo giustamente creare un lavoro di continuità, dove voi sabato mattina
venite qui e imparate qualcosa. Se non siete presenti, avete la registrata, quindi potete seguirla durante la settimana, quindi non ci sono scuse, quindi potete seguirla tranquillamente durante la settimana con molta serenità, ok? Quindi sapete che la registrata e il replay durano una settimana, poi quando è finita questa registrata non si potrà più vedere. Questa è una cosa che abbiamo voluto farla proprio apposta, perché così siete invogliati ad essere presenti sia nelle live che anche nel seguirci nei nostri replay, ok? Questa è un po' l'idea del lavoro che stiamo facendo. E scusatemi se mi prolungo con le parole, ma è giusto che vi do indicazioni per sapere come lavorare attraverso lo yoga. Tante persone pensano che lo yoga sia una cosa legata a Om, seduti non si fa niente. Assolutamente no. Lo yoga è molto intenso, sia nell'Hatha Yoga e sia anche nelle altre, a parte in yoga. Però mi preservo un attimo anche su in yoga, perché in yoga non è pesante, però in yoga è profondo. Va a lavorare a dei livelli importanti, a livello emozionale e anche a livello emotivo, che proprio a livello psicologico lavora molto sul lasciare andare, mollare la presa, cui le persone non hanno tantissima difficoltà. Quindi ho voluto prolungarmi per darvi indicazioni di come scegliere anche le nostre lezioni. Noi abbiamo varie lezioni. Un'altra cosa, vi suggerisco di passare anche voi che siete fate parte comunque della community Sangha, di passare nel corso per principianti se non l'avete mai fatto né Vinyasa e né Yoga, perché nel corso di principianti abbiamo c'è la spiegazione con l'introduzione mia e poi ci sono i vari corsi che sono 5 tutorial che vi insegnano proprio nelle fasi preliminari delle posizioni, ok? Però oggi diciamo come lavoro è proprio quello di entrare in modo semplice nelle varie posizioni, con vi daremo anche delle varianti così potete creare nella vostra diciamo nel vostro lavoro diciamo quotidiano intanto una conoscenza e anche una predisposizione a incominciare ad entrare nel Vinyasa Flow o nel Vinyasa Sangha o nel Vinyasa Sangha. Ok, molto bene. Allora, suggerimento, mettetevi comodi dove siete, in qualunque posizione che credete di essere bene. Io non vi dico adesso di essere obbligati a stare seduti, però nel pranayama, nel vero pranayama, la posizione sarebbe proprio seduta. Quindi se riuscite, vi sedete su una sedia o su una poltrona, belli comodi, o anche appoggiate al muro seduti sul tappetino o sul cuscino, ok? Allora, l'altra cosa è quella di lasciare andare le vostre braccia, rilassare un po' le spalle, rilassare un pochettino le scapole, quindi sciogliendo un pochettino le spalle. Questo è un movimento che vi consiglio di farlo obbligatoriamente. Perché? Perché magari arrivate, siete di corsa, avete fatto una giornata pesante, cercate di scaricare un po' l'attaccapanni che avete dietro le spalle, quindi toglietelo perché la mattina vi siete dimenticati nella maglietta. Allora andiamo semplicemente a scioglierle, liberiamo bene le nostre spalle, aiutiamo bene anche il collo, cercate semplicemente di sentire il collo che si scioglie, okay? Muovete alternando le vostre spalle, fate questo bellissimo movimento di scioglimento delle spalle e delle scapole. Ok, molto bene. Poi spostate un po' il vostro torace, andate un po' da una parte, un po' dall'altra. Cercate semplicemente di prendere consapevolezza che la colonna vertebrale è il vostro pilastro portante della vostra vita. Lì, pensate che in India, da lì vedono l'età di una persona, non dalla anagrafica. Se hai una schiena disastrata, magari vi danno, non so, se avete 50 anni vi danno 70 anni. Quindi cerchiamo un attimino di riprenderci e rigenerare
ogni parte del nostro corpo, specialmente la parte del sistema nervoso centrale, ok? Collegato al respiro, ok? Molto bene. Stiamo semplicemente sciogliendo, preparando il nostro corpo a rimanere seduto per un attimo, ok? Non molto, faremo un minuto per ogni pratica, ok? E respirate, non trattenete il respiro, mi raccomando. Bene. Adesso andiamo leggermente, circondiamo con il dorso, andiamo giù con la testa, piano piano la lasciamo scendere. E poi salite lentamente, venite su, con il petto andate su, con il mento. Poi piano piano scendete giù, liberate e sciogliamo. Inspiriamo, salite con il petto verso l'alto, sguardo verso l'alto, bravissimi. Ancora scendiamo, poi piano piano salite, lentamente andiamo su con il mento e poi lentamente scendete. Bravi, adesso facciamo l'ultima parte che è una torsione. Prendiamo la mano sinistra, la mano destra, che la portiamo sopra al nostro ginocchio, ok? Portiamo la mano sinistra dietro e andiamo in torsione laterale sinistra. Quindi aprite bene il petto, girate la testa, cercate di sentire bene il vostro corpo che va in torsione. Crescete con la colonna vertebrale. È una manovra obbligatoria per aiutare a fare spazio nei vostri organi e detossinarli. Ok? Poi piano piano ritorniamo con le mani sopra le ginocchia, rilassando bene il collo, manteniamo bene la posizione. Ok, ora portiamo la mano sinistra sul ginocchio destro, braccio destro lo portiamo a terra, crescete con la colonna e poi torsione laterale destra. Sentite che state strizzando un po' i vostri organi vitali. Questa è una buona manovra di detossinazione. Questa è una delle tante che poi vedremo nel tempo. Respiriamo. Respiriamo. Molto bene. Poi lentamente torniamo con le mani sopra le ginocchia. Perfetto. Ora tenete le mani girate verso l'alto. Abbiamo svegliato un po' il nostro corpo e adesso facciamo una piccola percezione e ascolto del nostro respiro. Cosa vuol dire? Chiudiamo un attimo gli occhi, ci concentriamo al centro delle sopracciglia e semplicemente osserviamo l'aria che entra nel nostro corpo naturalmente, senza forzatura, e l'aria che esce, ok? Quindi teniamo gli occhi chiusi. E respirate nell'osservazione del vostro respiro, quindi l'inspirazione e espirazione naturale, senza forzatura. Rimaniamo e ascoltiamo dove arriva il nostro respiro. Se il nostro respiro arriva al petto, arriva all'esterno, allo stomaco, o va proprio in profondità quando inspiriamo, e poi quando espiriamo lasciamo andare tutta l'aria e osserviamo dove arriva. Cercate semplicemente di accogliere e cogliere quello che è quel momento di pausa nell'inspirazione e espirazione naturale. Se arrivano dei pensieri che vi vogliono catturare, nel senso che vi portano fuori, siete lì in ascolto il respiro, fate un respiro profondo e poi ritornate ad ascoltare, ad osservare il vostro respiro naturale. Lo facciamo per circa un minuto, rimango in silenzio e rimaniamo ad osservare il movimento naturale del nostro respiro.
di rimanere lì con l'osservazione, di non abbandonare, di non andare verso la mente. E cominciamo già a prendere consapevolezza che il respiro è fondamentale nell'unione tra la mente e il corpo. È il nostro maestro. E vi rendete anche conto che non è poi così semplice. Molto bene. Ora apriamo gli occhi e provate già a sentire la differenza. Sentite già che qualcosa è successo, una piccola cosa che può essere proprio, mi sento un pochettino più tranquilla, mi sento un pochettino più calma, solo perché ho ascoltato il mio respiro. Quindi immaginate, poi aggiungere il nostro movimento con l'inspirazione e l'espirazione, nel momento in cui io sto vivendo il movimento del mio corpo e entrare nella mia sequenza. Quindi sentite che già il fatto di essere stati in ascolto vi ha già riportati qui, presenti e consapevoli. Questo è quello che io voglio portarvi a conoscere nella perfezione il vostro vinyasa, ok? Poi diventerà tutto automatico, tutto diventerà quasi un qualcosa che per forza dovete entrare in quella dimensione, perché è quella dimensione che vi può aiutare a viverla attraverso il movimento, però senza respiro, è un movimento e fitness, quindi noi non vogliamo questo. Allora vi dicevo, ragazzi, stiamo facendo workout, stiamo facendo fitness, e facciamo una bella musica bella e imponente, il fiato ci viene fuori, subiamo e abbiamo risolto. Questo non è vinyasa, ok? Vinyasa è quello che vi sto spiegando in questo momento. Bene, adesso invece, ragazzi, andiamo a fare la respirazione profonda yogica. Il suggerimento che vi do è quello di portare le vostre mani prima sull'addome, ok? Perché sono sicura che tanti di voi non sa respirare con l'addome. Allora, vi faccio un esempio. Quando si nasce, qual è la respirazione dei bambini appena nati? Fateci caso o provate a ricordare. E la respirazione dei bambini quando nascono naturalmente è di addome. Quindi respirano o non respirano, il torace è una conseguenza. Respirano con l'addome perché loro sono, non sono inquinati con la mente, ok? Sono liberi, però non hanno pensieri, preoccupazioni, tensioni o cavoli mazzi, come sappiamo dire, scusatemi di questa parolina. Però è vero, perché se ci pensiamo, se io mi metto lì e mi concentro a respirare sulla pancia, se non sono allenata, non ce la faccio, non riesco. E vi chiedo gentilmente di mettere magari qualche commento o magari scrivermi anche, scriverci o un'email o scriverci qualcosa, nel senso che un commento chiaro dove ci date delle indicazioni sulle vostre pratiche, perché è molto importante, ragazzi, molto importante anche perché vi voglio seguire personalmente, io e Chiara e gli altri insegnanti vi vogliamo seguire e sapere i vostri progressi e sapere anche quali possono essere le vostre difficoltà per darvi magari delle indicazioni un pochettino più chiare, magari con semplicità potete risolvere qualunque tipo di impedimento o resistenza, ok? Allora, le mani le portiamo sull'addome, all'altezza dell'ombelico, sulla proprio la parte anche bassa, che è solitamente la parte dove noi abbiamo grandissima difficoltà e dove noi accumuliamo tantissima tensione sotto il pavimento pelvico, specialmente noi donne. Gli uomini hanno più, hanno bisogno più di lavorare sul torace, hanno bisogno di lavorare sulla parte alta, quindi parte stomaco. Noi donne invece abbiamo bisogno di andare in profondità, con la sensibilità e quindi anche la percezione che abbiamo della parte, diciamo, ventre, no? L'uomo, giustamente, come tutti voi ragazzi,
dovete lavorare anche voi sull'addome, mantenendo le vostre mani comunque alla parte dove, nella parte dove vi sto tenendo le mie mani, e cercare semplicemente di respirare solo con la pancia. Cosa vuol dire? Posso tenere gli occhi aperti, non importa chiudere gli occhi, ma porto la mia attenzione sull'addome. Portando l'attenzione sull'addome cerco semplicemente non di inarcare la schiena e neanche di stare in questa posizione, perché vado a bloccare il diaframma e devo rimanere in posizione retta, quindi devo rimanere allineata con il mio corpo, ok? Quindi la cosa molto importante è che dovete sentire il vostro corpo ben allineato. Quindi inspiro, gonfio il palloncino, quindi immaginate che la vostra pancia è un palloncino, quindi lo gonfiate, ok? Estendete bene la pancia e poi piano piano lo sgonfiate. Ok, inspiriamo, gonfiamo l'addome, espiriamo, sgonfiamo l'addome. Ancora, inspiro, gonfio il mio addome, espiro, lo sgonfio. Ok, quindi il palloncino, pensate a un palloncino che lo gonfiate nell'inspirazione, ok? Espirando con il naso, lo sgonfiate completamente. Ancora, inspiro, gonfio il mio addome, espiro, sgonfio il mio addome. Ancora, inspiro, gonfio il mio addome, espiro, lo sgonfio. Io vi faccio vedere con le mani, così vi rende l'idea del tipo di lavoro. Ok, adesso ragazzi, portiamo le nostre mani sopra il petto, quindi sopra alla parte, diciamo, dello sterno, sulla parte alta del pettorale, ok? Sul pettorale e la parte alta del nostro seno, per le donne e per gli uomini, stessa cosa, il pettorale. Teniamo le mani qua. Allora, per sentire il nostro torace che si espande, ok? Dovete tenere un po' l'ombelico contratto. Tenete l'ombelico contratto, così non respirate con l'addome, ok? E ora vi ho insegnato a respirare con l'addome, però adesso proviamo. Per prima mettiamo le mani un pochettino dietro, perché capisco che tanti di voi non sono abituati a stare con le gambe incrociate, quindi tenete le gambe rilassate, spingete i vostri piedi, perché sono molto attenta anche a riconoscere quali possono essere le difficoltà a rimanere seduti in questa posizione. Sciogliete bene i vostri piedi, ok? State bene nella posizione, sciogliete bene, ok? Bene. Chiara, che è qui con me, se vuoi commentare, Chiara, e la parte del respiro è una delle parti che io insegno per primis. Per te, Chiara, com'è stata il momento della respirazione quando hai cominciato a lavorare su di te, diciamo, con lo yoga? Ciao a tutti. Per me è stata fondamentale, perché io quando sono arrivata al centro Sandhat il respiro era fortissimo, era quasi più l'apnea che il respiro. È stata, diciamo, molto molto importante, mi ha ridato la vita, la gioia di vivere e di muovermi, perché non riuscivo neanche a muovermi. E il respiro, ragazzi, è vita, è fondamentale. Il respiro è proprio fondamentale. Bene, Chiara. Allora, Chiara, non è che qui a dirvi queste cose, perché io lo sto chiedendo io. Sono cose che lei ha vissuto veramente, come le ho vissute io per primis. Quindi se siamo qui per dirvi queste cose, perché le abbiamo già viste, già vissute e le viviamo tutti i giorni. Quindi non è che vogliamo essere i maestri, il guru della situazione. Stiamo semplicemente parlando di una cosa naturale e funzionale del nostro organismo, di cui non diamo importanza, di cui non diamo quella che è la giusta importanza. Ok, adesso diamo
abbiamo, ci riportiamo di nuovo perché abbiamo sciolto un pochettino le nostre gambe, siamo molto attenti anche a riconoscere quali possono essere le vostre tensioni. Magari, mamma mia, sono stato seduto tanto tempo con le gambe incrociate. Ragazzi, dovete sentirvi liberi anche di sciogliervi, non siamo qui a obbligarvi a rimanere nella posizione, per noi è semplice, per voi un po' meno. Teniamo le mani qui e piano piano incominciamo a respirare profondamente, quindi inspiriamo, apriamo bene il nostro petto, sempre tenendo l'obliquo attivo, espiriamo con il torace. Dovete sentire proprio il torace che si espande, che si apre. Non pretendo che in questo momento voi lo espandete all'esterno, perché sono sicura che quando inspirate sentite torace attraverso l'altro e più respiro più recuperato. Però non importa, incominciamo da dove possiamo riconoscerlo, poi piano piano andremo a modificarlo. Quindi inspiriamo, espiriamo. Ancora, inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Molto bene, perfetto. Adesso ragazzi, dobbiamo unire queste due parti. E come facciamo? Niente, portiamo le nostre mani in questa posizione. Quindi andiamo sulla parte, diciamo, con le dita verso l'addome, quindi sui fianchi, e invece la parte dorsale della mano si appoggia proprio al torace, quindi allo sterno, a parte, diciamo, dove ci sono le scapole. Cosa dobbiamo fare? Semplicemente cominciamo a inspirare tutto l'addome e il torace insieme. Ok? Proviamo, inspiriamo. Espiriamo. Allora, quando espiriamo, portiamo il nostro corpo che si contrae, ok? Quindi sia l'addome, sia il torace che si comprime, ok? Quando inspiriamo, andiamo ad espandere sia il torace che addome insieme, ok? Quindi già questo credo che ci vorrà un po' di tempo a riconoscere queste due parti. L'idea è quella di incominciare a prendere consapevolezza del respiro completo di oggi. Ok? Teniamo di nuovo le mani qua, rilassiamo le nostre spalle, siamo semplicemente appoggiati, non è che dovete fare chissà che cosa, siete appoggiati solo per avere consapevolezza del movimento di espansione e di contrazione, ok? Allora, quando poi espirate, la contrazione dell'ombelico che spinge verso la schiena. Quindi non respirate solo con l'addome e il torace, respirate con l'addome, torace, dorso e schiena. Questo è un grandissimo aiuto per chi soffre anche di mal di schiena. Quindi vi invito a magari imparare questa tecnica e poi magari mi commentate o mi mandate qualche messaggio di esperienza, per la vostra esperienza. Ok, inspiro, espando dorso, torace e addome, schiena, espiro, vado in profondità fino ad arrivare a contrarre bene l'ombelico. Il respiro è profondo e lento. Rimaniamo circa 2-3 secondi in pausa. Ok? Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro.
e espiro. Ancora l'ultima volta, inspiro e espiro. Molto bene, sciolgo lentamente le mie mani, sciolgo, faccio un bel movimento con i miei polsi, sempre, cercate sempre di fare tipo controposizione o scioglimento quando facciamo qualcosa che ci mantiene lì per qualche momento, ok? Nello yoga c'è il grande rispetto del nostro corpo e quindi tutto quello che noi facciamo cerchiamo sempre di trovare il modo di sciogliere e di mantenere quello che è un'armonia sia nel movimento e sia anche nell'osservazione, nell'ascolto, di non sentirci poi accecati, ok? Molto bene. Adesso facciamo un minuto di respirazione al quadrato. Allora, la respirazione al quadrato semplicemente è un respiro equilibrante che va a lavorare proprio sia sul sistema nervoso centrale, sia su tutta la nostra energia vitale, sia anche su quello che può essere proprio la tensione che abbiamo fisicamente, quindi i nostri nervi del corpo, quindi tutta la parte del sistema nervoso periferico si allenta. Cosa succede quando si allenta il corpo? Succede che i nostri muscoli si rilassano. Come dico, i nervi, tutti i nervetti che abbiamo dentro i nostri muscoli, li rilassiamo, non sono iperattivi, li aiutiamo a mollare. Cosa succede? Che il nostro corpo si rilassa. Quindi anche questo è una respirazione che secondo me potete incominciare a farla e farla tutti i giorni. Vi suggerisco, potete farlo anche due volte al giorno o quando andate a letto, che siete tutti iperattivi, anche nervosi, magari avete avuto una giornata di quelle suggerite nere, ok? Allora, quando vi stendete, mettete le vostre mani sopra l'addome e da stesi incominciate a fare questa tecnica che vi sto insegnando. Quando avete imparato questa tecnica, poi passiamo a tutte le altre, ne abbiamo tre. Quindi considerate che ogni settimana io vi do un'indicazione delle vari pranayama, ok? Intanto impariamo questa, perché è quella che secondo me prima la imparate, prima vi tranquillizzate. Allora, siccome il nostro scopo, il nostro obiettivo come centro Sangat, come yoga, come insegnante yoga, è quello di farvi stare tranquilli, di farvi sentire totalmente in serenità e la cosa importante qual è? È quella di incominciare a respirare bene, ok? Partiamo da lì, non è faticoso, ragazzi, cioè non è che dovete fare i salti mortali, però già questo è il primo funzionale del vinyasa. Se non impariamo questo, non possiamo fare il vinyasa, ok? Allora, grazie. Da questa posizione ci portiamo semplicemente con le braccia rilassate. Vi insegno cosa significa quadrato. Come faccio a respirare in modo quadrato? È strana la cosa, suona un po' strana, no? Invece c'è un metodo, c'è un sistema che i nostri maestri ci hanno insegnato nella, diciamo, nell'antichità e ancora oggi la riportiamo tale quale come ce l'hanno insegnato, ok? Per partire vi suggerisco di farlo 4, quindi contiamo fino a 4. Perché? Perché questo ci porta a prendere intanto consapevolezza sia della pausa che dell'inspirazione con facilità e dell'espirazione con più facilità. Poi, man mano che cominciate ad essere esperti, aggiungete uno. Quindi cosa vuol dire? Se oggi fate 4, che adesso vedete cosa significa, domani fate 5, fra 3 settimane fate 6, fra un mese fatte 7 e arriviamo solo 7. Questo è, diciamo, un po' il passaggio tra il 4 per arrivare poi a 7. Cosa sono questi 4, 7, 6? Niente, sono semplicemente conteggi.
la dovete fare con la testa, ok? Perché con la bocca e con il naso siete impegnati a fare il respiro. Meno male che qualcosa riusciamo a mettere in movimento senza occupare la mente, senza che la mente ci venga a... perché se sbagliate, nel momento in cui lo state facendo, vuol dire che state pensando, ok? Ed è lì la cosa bella. Io vi chiedo già questo esercizio di farlo 3 minuti al giorno, ok? Che può essere 3 minuti alla mattina e 3 minuti alla sera, potete farle 2 volte al giorno con serenità. È così difficile prendersi 3 minuti? Credo proprio di no, ok? Quindi vi invito a fare questa cosa, va bene? Allora, sempre con le mani sopra le ginocchia, sempre potete tenerle o girate verso l'alto, ok? Contiamo, vi faccio vedere cosa significa contare. Allora, inspiro, 1, 2, 3, 4, mi fermo, pausa, 1, 2, 3, 4, espiro, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4. E ho fatto e formulato un bellissimo quadrato, se ci pensate. Quindi inspiro, pausa, espiro, pausa, ok? Quindi nella vostra mente figuratevi proprio un quadrato, ok? Quindi immaginate, potete anche farlo con il dito, se proprio proprio volete anche farlo ancora più specifico, lo fate con il dito, ok? Così non vi sbagliate, però dovete inspirare dal naso, trattenere l'aria, espirare dal naso, trattenere l'aria e via, ok? Questa, diciamo, questo movimento lo facciamo per 7 volte, ok? 7 sequenze, 7 quadrati, solo 7 quadrati. Ci mettete 3 minuti, 1 minuto, 2 minuti, dipende da voi, dipende. Se invece di fare un secondo fate mezzo secondo, è logico che ci mettete molto meno. La cosa che vi chiedo proprio è questo: io adesso vi seguo nel movimento e vi do indicazioni, facendomi anche vedere, potete rimanere con gli occhi chiusi o con gli occhi aperti, però il suggerimento che vi do, rimanete con gli occhi chiusi, che è molto più importante, ok? Va bene ragazzi? Bene. Allora, partiamo subito, sempre nella bella posizione, seduti o seduti sul divano o seduti sulla sedia, e partiamo con la nostra prima tecnica di respirazione, che è la respirazione al quadrato, ok? Allora, partiamo inspirando, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, espiro, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, inspiro, 1, 2, 3, 4, e pausa, 1, 2, 3, 4, espiro, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, ok, siamo arrivati a 2, inspiro, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, espiro, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4 e mi sono arrivata a 3. Di nuovo inspiro, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, espiro, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, siamo a 4, 1, 2, inspiro, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, espiro, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3,
4, 5, inspiro, 1, 2, 3, 4 e pausa, 1, 2, 3, 4, espiro, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, mantengo la posizione, ok, facciamo l'ultimo, inspiro, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, espiro, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, facciamo un bel respiro profondo. E tutti insieme io vi chiedo in questo momento di seguire queste indicazioni che vi abbiamo dato per questa settimana, perché così la prossima settimana andiamo avanti con il nostro pranayama e incominciamo magari a inserire il respiro con qualche posa, va bene? Quindi non mancate al sabato mattina con questa bellissima lezione di Vinyasa Sangha funzionale. Inspiro profondamente tutti insieme. Om Shanti, 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 Om.